Ragazzi, ma secondo voi è possibile questo? È possibile che sto cercando un pitocchio nella mia testa? Ma mi sembra normale. Mi sembra normale. Due piccioni in testa che cerca qualcosa. Oh mio Dio. Una mamma è così, guardate. Ma veramente stanno cercando qualcosa nei miei capelli? Non potete immaginare quanto cavolo fanno male queste unghie, questo becco sulla mia testa. Ma è il momento loro, il momento di loro passatempo. E la mamma sopporta anche questo. Basta, figli? Avete cercato abbastanza qualcosa lì dentro? Cosa avete trovato? Poi sono pesanti, non potete immaginare. Ognuno di loro, principalmente Canela, che è la più pesante. Canela già sta arrivando a 500 grammi. Anche quando vola. Quest'estate sta arrivando benissimo. Quando vola è come un aer condizionato. Fa tanto di quello vento, mamma mia. Non capivo, un attimo fa mi domandavo che cos'è che mi gratta così la testa. Ecco cosa mi gratta la testa. Le zampine a loro che sono molto filata, mi feri un attimino la cuta e poi mi fanno male. Guardatelo, questo monello, questo è limoncino, e là sopra è canela, o il contrario, boh. Bene. Bravo, mamma mia, che bordello che mi fa in testa. Hanno lasciato la mamma tutta spettinata, già era spettinata, adesso ancora peggio. Mamma mia, io vi ho fatto vedere solo quando qua è pulito. Adesso sto a sistemare un attimino qua il caos. Ragazzi, ma fanno un caos questi figli, che imbarazzanti. Io mi sto a pulire, mamma, mi sto pulendo. Guarda, guarda che monello. Guardate queste unghie. Pensate, queste unghie nella mia testolina. Invece il limoncino c'è le unghie. Dove sei? Dov'è il piedino, mamma? Eccolo lì. C'è il piedino più piccolo, però le unghie, guardate che unghie. Questo fa tanto male, mamma, fa tanto male alla testa di mamma. I denti stanno e tre moschettiere, sono quattro. Lui sta covando mentre lei è uscita per mangiare. E ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Ho trovato uno spaccato qua. Guardate quanto caspita di uovo là che sta mettendo. Già sono 9. 2, 4, 6, 8, erano 9, però uno, come potete vedere lì, è spaccato. E poi c'è uno lì dentro, perché io per farle sfogare un attimino, qualche volta le metto anche delle scatole con l'apertura lì, così lei può stare lì dentro e svaga un attimino la sua rabbia. Il suo nido qua, non è che non c'è nidi, nidi c'era, però non gli piace quando fa l'uovo lì dentro, dopo li butta a terra. Guardate, gli abbiamo preso anche un bello nido. Ma non c'è niente da fare. Quando lei inizia a buttare l'uovo, aspettate che vi prendo qua, guardate. Io ho preso questa scatolina, era una casetta, però alla fine è rimasto solo la parte di sotto, che l'ha pure scagassato lì. E così la nostra gallinella, le chiamo gallinella perché sforna veramente tanto tanto uova. Ha detto Ale, facciamo la frittata. Quello è il monello. Vedete, un altro pochettino della nostra, dei nostri figli. Ragazzi, ho paura che dobbiamo dare via questi due figli. Non guardate quella cacchina che c'è lì, è normale. Perché purtroppo loro, come vi ho fatto vedere all'inizio, ho preparato questa bella gabbia qua
con tutto questo spazio che potete vedere non è poco, però non c'è niente da fare per loro, loro non vogliono stare in gabbia. Io praticamente li costringo a stare in gabbia per dormire, perché manco per dormire loro non vogliono, vogliono dormire così appollaiato. E poi la cosa che non mi sta piacendo tanto è che stanno a litigare un pochettino, tanto con Mieli quanto con Gigio. Guardate queste unghie, ragazzi. Dice, mamma, che fai vedere le mie unghie, mamma? Noi io e Yali stiamo preoccupati senza sapere che fare, perché se loro si comportano così, non lo so. Però vediamo, chiedevo un consiglio a degli amici, a vedere che cosa possiamo fare, perché se dobbiamo uscire da casa non possiamo lasciarli da nessuna parte, perché loro non rimangono solo libero. Se deve mettere in gabbia non ci stanno, e come potete vedere non è che è uno spazzino stretto per due, è una casa parecchio grossa, però anche così loro non vogliono stare. Casomai consigliatemi voi che cosa devo fare, cosa pensate che è meglio che faccio con loro. Vedete, era solo quello che volevo farvi vedere. Queste unghie grosse, grosse, grandi, meravigliose. E quando sta nella testa di mamma, mamma mia, è tremendo. E niente, per oggi è tutto. Un super bacione a tutti. Iscrivetevi al canale, condividete, lasciate un like, commentate e addizionate il campanellino. Per oggi è tutto. Un super bacione. Alla prossima. I miei figli già stanno in gabbia, perché come sapete, per dormire loro si mettono in gabbia. Qua già sono, è già pomeriggio tardi. Questo è Miele, quello è Gigio, quello è Sale, Peppino sta a covare, poi là vi racconto la testata. E niente, io sto qui a sistemare un po' di cose varie, come potete vedere, sporcizia dappertutto. Adesso sporcizia buona, perché sono più che altro avanzo di mangiare, non è sporcizia vera e propria. E niente, a presto, ciao ciao! Ciao ciao!